benvenuto a questa undicesima puntata di Sprint. Oggi il titolo insigne in palio tra Fir e la campionessa Benetra, e poi nel main event il campione italiano Exile andrà in coppia con Grande Storm contro Fire Angel e un lottatore misterioso. Tenebra sono già sul quadrato di combattimento per dare inizio a questo primo incontro. Extreme Italian Wrestling, puntata numero 11 della serie Sprint. Tir all'assalto del trofeo Infinity detenuto dalla campionessa Tenebra, che qua vediamo subito chiedere insomma un attimino un break, ma il match non è effettivamente ancora iniziato, o meglio l'arbitro Mauro De Luca ha già dato il via, però ancora nessuna azione è stata fatta. Qui intanto Tir prova una clothesline, ma come avete visto Tenebra riesce ad evitarla e Tir inizia un pochettino ad innervosirsi a questo punto. Infatti prova un'altra clothesline, ma la prima donna della XIV con queste gomitate al volto lo mette in difficoltà all'angolo. Tir ancora una volta prova a respingere Tenebra, ma non c'è niente da fare, la gamba e il volto sono i suoi obiettivi. Sta cercando la campionessa di demolire l'avversario, ma c'è poco da fare, una riversione, una spallata e Tenebra arriva giù con molta facilità, ed è normalissimo perché Tir è un vero e proprio colosso, oltre 130 kg di peso, un vero osso duro. E abbiamo visto però come all'ultimo pay per view Super Sprint sia stato battuto in modo del tutto illegale dall'attuale campione italiano Exile, che con il suo manager oscuro stanno davvero seminando il terrore nei main event della federazione. Adesso qui Tenebra è riuscita finalmente con questa presa a mettere in seria difficoltà forse Tir, ma ecco che Tir prova a riversare, sì, riesce a riversare e la spinge. Aveva provato Tenebra questa presa alla gamba, ma non c'è stato niente da fare. Dolorante Tir, è passata solo una settimana dal pay per view ed ancora Tir soffre, accusa gli acciacchi del match per il titolo che ha disputato. Ma attenzione, qui la solleva, Tenebra sollevata e scaraventata giù con una body slam tremenda, e qui forse uno, due, niente da fare. Tir ci è andato davvero vicino. È molto curioso il fatto che Jumanji, come avete visto tutti poc'anzi, ha rubato letteralmente il trofeo Infinity alla campionessa Tenebra. Ma si tratta di un vero e proprio trofeo rubato, in quanto non è regolamentare, non c'è stato uno schienamento, quindi comunque la campionessa è ancora Tenebra. E anche se il ragazzo della giungla non si è fatto ancora vedere, non è lui il campione. Qui intanto una splash tremenda di Jumanji costringe all'angolo Tenebra, adesso ancora una rincorsa ed è un'altra splash incredibile, che botta davvero. Adesso Tir lo solleva ancora una volta, vediamo Tir, forse prova la sua front power slam, sì, incredibile botta. Che donna, subire questi colpi non è davvero molto rilassante, ve lo garantisco. Ma qui intanto sento la musica di Jumanji che arriva però alle spalle. Incredibile, ha colpito Tir con il trofeo.
Incredibile davvero, e Tenebra qui ne approfitta. 1, 2, 3, no, ma è incredibile, Tenebra sconfigge Tyr grazie a questo intervento di Jumanji. Ricordiamo che la regola del titolo Infinity dice che il titolo è in palio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi momento. Ma qui il selvaggio ancora su Tenebra, la spinge alle corde, mamma mia, la sbatte, gli sbatte il trofeo in testa. Jumanji cattivissimo davvero, un misto di furbizia. 1, 2, 3, incredibile, non credo ai miei occhi, Jumanji ce l'ha fatta a vincere un incontro, o meglio a vincere un trofeo. Vediamo questo prendente, ecco qui un colpo in testa, mamma mia, Jumanji nuovo campione Infinity.